Uè ragazzi e bentornati! Oggi vedremo il piccolo aiutante di Babbo Natale. Arma esplosiva invernale, il piccolo aiutante di Babbo Natale è un lanciaregali esplosivi che danneggiano e respingono gruppi di nemici, quindi più semplicemente un lanciarazzi. Sempre stato uno dei migliori lanciarazzi nel gioco e con il nuovo metagioco che sta cambiando, questo piccolo aiutante di Babbo Natale ritorna parecchio utile. Innanzitutto la sua particolarità è appunto quella di poter rollare 3 danni critici, ma come vi dicevo prima, purtroppo con il metagioco che sta cambiando, la velocità di ricarica su questo lanciarazzi diventa parecchio fondamentale. Con una velocità di ricarica, il piccolo aiutante di Babbo Natale arriva a un tempo di ricarica di 1,4 secondi e, senza perk di impatto, raggiunge un impatto di 25.875. Infatti, il piccolo aiutante di Babbo Natale, nella sua statistica nascosta, ovvero nella respinta, possiede una respinta davvero utile. In quali casi? Perché ovviamente questo piccolo aiutante di Babbo Natale riuscirà ad aiutarci a tenere a bada anche ai mob di livello altissimo, quali per esempio uno smasher oltre il 200 e che magari sta entrando in base prepotentemente, beh voi potrete benissimo tenerlo a bada con questo lanciarazzi. A un anno di distanza rimane sempre uno dei lanciarazzi più affidabili del gioco. È vero, probabilmente ora ci sono lanciarazzi che infliggono molto più danno, ma la sua potenza e la sua respinta fanno sì che sia un lanciarazzi veramente a 360 gradi completo. In una missione come Frost Knight, tenere gli smasher alla larga del bruciatore, quindi far sì che non si avvicinino, è quasi più importante che killarli. Certo, killarli sarebbe molto meglio, ma in molti casi non è possibile uccidere questi smasher di livello altissimo e in molti casi, in missioni alte, invece sì, quindi sarà possibile respingerli e allo stesso tempo ucciderli. Ma in missioni come Frost Knight, dove gli smasher arrivano di potenza abbastanza alta e prendete per esempio comunque di non essere boostati tantissimo dal team, come vedrete dalla clip, comunque io mi sono messo da solo a testarlo, e devo dire che comunque uno smasher riuscite anche a tenerlo a bada. Poi per tenerne a bada più di uno ovviamente servirebbero più mani, più computer e più giocatori che ci aiutino. Se poi nascono nello stesso punto possiamo essere ancora un po' fortunati. Ma è tornato anche parecchio utile per respingere indietro i bombaroli e allo stesso tempo farli esplodere. Vi ricordo che ora se ucciderete i bombaroli con un lanciarazzi prima ancora che droppino la bombola non la farete esplodere, quindi non abbiate paura di utilizzarlo contro gli zombie di livello basso, ma abbiate più cautela comunque contro gli zombie di livello alto, in quanto se comunque non lo uccidete con quel colpo il bombarolo esploderà. Con questo piccolo aiutante di Babbo Natale a campo aperto comunque avrete anche modo di farli esplodere e respingerli indietro. Quindi magari si stanno avvicinando troppo in base? Beh, un bel colpo di piccolo aiutante di Babbo Natale nella giusta direzione, o meglio nel giusto punto in modo da direzionare lo zombie verso il retro, e riuscirete a tenere a bada praticamente a tutto. Ed ecco perché entra in gioco la velocità di ricarica, così ci darà modo di spammare il colpo del piccolo aiutante di Babbo Natale molto più velocemente. Comunque, dopo un anno di distanza, il piccolo aiutante di Babbo Natale resta pur sempre il mio lanciarazzi preferito. E sì, potete dirmi che ora abbiamo un lanciarazzi mitico, anche comunque dopo il nerf resta pur sempre il lanciarazzi su colpo singolo più forte, ma come voi tutti ben avrete testato, il lanciarazzi mitico non è che vada benissimo quando ci pushano in tantissimi zombie. Quando c'è lo smasher di livello alto, lo zombie di livello alto, tirarci il colpo sperando che entri critico va benissimo. Contro i cristalli del re della tempesta è assolutamente il migliore, contro i mini boss epici è assolutamente il migliore, ma quando si tratta di zombie di gruppo, ormai penso lo sappiate meglio di me, il lanciarazzi mitico, beh, può ben poco, a meno che voi stiate continuamente a caricare il colpo e aspettare che si surriscaldi, a prendere il tempo. Sapete che prendere tempo in una missione di difesa non è la miglior cosa. Ecco perché il piccolo aiutante di Babbo Natale merita un posto specifico nella nostra top 3. La build che ho utilizzato con Lynx, non fateci
farci neanche tanto caso, ho semplicemente messo i danni dei dispositivi di lancio nella build e non ho neanche utilizzato l'attacco preventivo, quindi ho utilizzato il vantaggio squadra del totalmente rock. Ma in certi spezzoni lo vedrete addirittura senza una vera e propria build, con Kyle base. In quella build non avevo assolutamente nulla sui lanciarazzi, avevo tutto incentrato sulla modalità di Frost Knight. Quindi, come dico sempre, avete visto, questo lanciarazzi riesce a essere domabile da qualsiasi eroe. Qualsiasi sia il suo bonus, resterà pur sempre un lanciarazzi utilissimo. Io, raga, vi ringrazio di essere arrivati fino a qui a guardare il video. Mi raccomando di lasciare solo un bel pollicione in su per farmi sapere se il video vi è piaciuto. Se volete supportarmi come creatore, il codice lo sapete, KinoTV nell'item shop di Fortnite. In questo modo supporterai la crescita di questo canale. Noi ci vediamo alla prossima. Bella bella! Ed ecco per voi attualmente una delle utilità maggiori che sono riuscito a dare a questo lanciarazzi. Già lo avrete visto dall'intro, ma riuscirete a tenere a bada sia i bombaroli sia gli smasher, a patto che comunque siano gestibili i numeri degli zombie. In questo caso io sono da solo, ma con un team da 4 persone è estremamente più semplice. E come vedete, né i bombaroli né lo smasher riusciranno a passare. Beh, io vi ho già salutato, ma bella bella!
wish to stay.